E infine terminiamo con un interrogativo: come l'acqua disegna il proprio territorio? È proprio il titolo di un convegno voluto da AMBI Veneto, l'Associazione delle Bonifiche del Veneto. Come l'acqua disegna il territorio? È questo il titolo del convegno tenuto da AMBI Veneto, associazione dei 10 consorzi di bonifica della regione, durante FLOMART, Salone Internazionale del Verde, che si è tenuto a Padova nei giorni scorsi. Focus dell'appuntamento è stimolare l'attenzione sull'elemento idrico nella progettazione urbana del territorio. I servizi ecosistemici sono un elemento importantissimo perché vanno a definire quello che può essere il valore aggiunto dell'uso della risorsa idrica. L'importanza soprattutto dell'elemento acqua diventa quindi un bene fondamentale da preservare, di cui la responsabilità ricade anche sui cittadini stessi. Quindi non è più solo una questione di sostenibilità economica che deve venire dall'alto, dagli enti appunto che devono tutelare il territorio, ma deve venire anche da tutti i cittadini. Imprescindibile secondo AMBI la considerazione dell'elemento idrico come primario in un contesto territoriale dove una grossa fetta dei territori oggi sono vivibili e coltivabili solamente grazie alle opere di bonifica realizzate nel tempo. Noi abbiamo un know-how importante, abbiamo un parco progetti importantissimo sia nella difesa idraulica del territorio perché conosciamo attentamente il territorio. La nostra azione è 24 su 24 sul territorio, reperibilità, in presenza, in manutenzione costante. Questo ci consente di conoscere attentamente quali sono le problematiche di questo territorio e proporre delle soluzioni per dare una risposta idraulica e anche dal punto di vista della sostenibilità irrigua di questo territorio. È indispensabile che la pianificazione compia il suo ruolo principale e precipuo per cui è chiamata a tutelare e a difendere il territorio e il paesaggio. E di conseguenza i piani devono essere attenti a valutare attentamente i rischi del consumo di suolo che in questo momento vedono il Veneto come la seconda regione a livello nazionale con il maggior incremento di consumo di suolo. Organizzare un territorio significa quindi amministrarne il regime idraulico tenendo conto della manutenzione e della riconfigurazione dello stesso con azioni pianificate. Gestire le acque vuol dire mantenere un territorio in sicurezza e soprattutto garantire attraverso la distribuzione le attività economiche che ci vivono, in modo particolare l'agricoltura e l'irrigazione. E proprio in conclusione vi ricordiamo che tutti i servizi di Cronache Trevigiane potete rivederli su www.cronachetrevigiane.tv. Seguiteci come sempre dalla nostra fanpage di Facebook. Ancora grazie e alla prossima!